Come possiamo raggiungere il benessere esistenziale? E poi, che cos'è il benessere esistenziale? Il benessere esistenziale è, diciamo, la capacità di stare bene fondamentalmente, di sentirsi bene. Quindi è una sensazione propriocettiva, è una sensazione soggettiva. È ovvio che per sentirsi bene, quindi per vivere un benessere esistenziale, dobbiamo imparare sicuramente a vivere in armonia con noi stessi, quindi con le nostre istanze e soprattutto con le nostre istanze emotive, perché se abbiamo, come dire, un alleato in casa è un conto, se in casa nostra abbiamo qualcuno che rema contro, che antagonizza, che ostacola, è ovvio che spenderemo buona parte delle nostre energie in una battaglia, diciamo, in una guerra civile interna e quindi ne avremo poche per poi approcciarci all'esterno. È anche evidente però che per vivere, per essere in armonia esistenziale, per vivere l'armonia esistenziale, dobbiamo anche imparare a stare bene con gli altri, quindi a comunicare con gli altri in modo tale da essere gratificati e da essere accettati, da poter instaurare delle relazioni positive con le altre persone. Ecco quindi che dobbiamo veramente imparare a gestire la comunicazione. La comunicazione sia con noi stessi sia con le altre persone. E per gestire la comunicazione con noi stessi e con le altre persone dobbiamo imparare a strutturarci un'immagine positiva, cioè far sì che l'altra persona ci percepisca positivamente. È evidente che come ci percepisce l'altra persona dipende da come noi siamo in grado di comunicare con l'altra persona e da anche altri fattori legati soprattutto alle credenze che quest'altra persona ha nei nostri confronti. Dobbiamo tenere presente un assioma fondamentale della comunicazione che noi non otteniamo ciò che meritiamo dagli altri, ma otteniamo ciò che siamo in grado di comunicare, in grado di trasmettere. E come facciamo a crearci una credenza, a crearci un'immagine positiva nei confronti degli altri, in modo tale che gli altri siano ben predisposti nei nostri confronti, ci cerchino, ci invitino? Beh, evidentemente, come dicevo, dobbiamo sicuramente imparare a comunicare in modo efficace, questo lo vediamo, ma si possono utilizzare anche altre strategie. Una di queste strategie è quella della riprova sociale. Che cos'è la riprova sociale? La riprova sociale tiene conto del fatto che il nostro cervello si costruisce comunque la sua realtà anche se ci sono delle informazioni mancanti. E questa realtà tende a costruirsela sulla base, ad esempio, del giudizio o di ciò che pensano le altre persone. Fu fatto un esperimento interessante negli Stati Uniti e l'esperimento consisteva in questo: c'era un gruppo di persone che guardava il cielo in una città, no? La sera ferme a guardare il cielo, un cappello di persone ferme a guardare il cielo. Molti passanti, incuriositi da questa cosa, alcuni di questi chiedevano che cosa stessero guardando. E la risposta di tutti i partecipanti è che avevano avvistato, diciamo, degli oggetti volanti non identificati, degli UFO. Ecco quindi che i passanti incuriositi si mettevano a guardare pure loro. E alcuni di questi, in modo statisticamente rilevante, vedevano proprio degli oggetti volanti non identificati, il che significa che stavano allucinando. Stavano allucinando perché in quel momento lì, perlomeno io credo agli UFO, ma sicuramente in quel momento lì dell'esperimento UFO di passaggio non ce n'erano, e per cui significa che il loro cervello si era costruito un'informazione, di fatto si era costruito un'immagine, quella degli UFO, basandosi non tanto sull'input esterno, cioè sul fatto che lui, la persona vedeva, ma basandosi su una ricostruzione interna dovuta al fatto che altre persone avevano detto di aver visto questi extraterrestri. Ecco quindi che il nostro cervello, quando ci sono delle informazioni mancanti, ma ci sono fondati motivi per ritenere che la cosa deve essere proprio così, si costruisce
La realtà si costruisce delle immagini e noi non riusciamo a percepire tra ciò che proviene dall'interno, ciò che proviene dall'esterno in alcuni casi. Ecco quindi che se vogliamo crearci una buona immagine, uno dei modi fondamentali è che altre persone lavorino anche inconsapevolmente per noi nel crearci un'immagine. Per cui questo è il principio della comunicazione, ad esempio, utilizzata dalle reti informatiche, dalla ragnatela. Dobbiamo creare una ragnatela di persone che per un motivo o per l'altro esprime un'opinione positiva nei nostri confronti alla persona che ci interessa. In questo modo, quella persona lì, indipendentemente da ciò che noi faremo, si creerà una credenza, un'immagine molto positiva, molto accattivante verso di noi e quella diventerà la sua realtà, indipendentemente dal nostro comportamento. Anzi, tutte le informazioni che andranno contro questa situazione non verranno neanche prese in considerazione, verranno proprio scartate. È come la persona gelosa, diciamo, che vede segni del tradimento nella moglie, nel marito, ovunque, qualunque cosa faccia, telefona un'amica. La moglie esce dicendo che vada al parrucchiere. Insomma, qualunque cosa faccia, questo marito geloso tenderà a vedere segni del tradimento, proprio perché è ipnotizzato dalla sua stessa gelosia. Ecco quindi che possiamo ipnotizzare, tra virgolette, le altre persone utilizzando praticamente questo meccanismo della riprova sociale. Un altro modo per crearsi un'immagine positiva è quello di entrare noi direttamente a noi stessi a destrutturare la parte logica dell'altra persona, in modo tale che poi possiamo strutturare, diciamo, una credenza, un'immagine direttamente nell'altra persona positiva. Le vie della destrutturazione della parte logica sono fondamentalmente due. Una, direi, oserei dire, verbale rilassante, in cui si porta l'altra persona attraverso il dialogo, attraverso particolari stili comunicativi, ad esempio il mental model, ad esempio utilizzando una paralinguistica particolare, si porta l'altra persona inconsapevolmente in una sorta di attundimento fisico, per cui, dopodiché, tutti i messaggi che verranno mandati tenderanno ad attecchire perché supereranno le barriere della parte logica e andranno ad agganciarsi direttamente nella parte inconscia, nella parte emotiva. E questa è una strategia verbale rilassante. Esiste un'altra metodologia che è una non verbale stressante, non verbale rigenerante, dove invece la destrutturazione logico-razionale viene fatta somministrando emozioni. Soprattutto somministrando emozioni molto forti, le emozioni che governano la parte emotiva dell'altra persona. Quindi è sufficiente scoprire, ed è facile imparando attraverso il linguaggio non verbale, quelle che sono le emozioni fondamentali che governano l'altra persona, andare ad amplificarle, andare a farle crescere sempre di più. E in questo momento, quando esploderà la parte emotiva, la parte logico-razionale tenderà ad annichilirsi, per cui anche in questo caso si può ristrutturare, in modo tale da mandare messaggi che facciano sì che l'altra persona si costruisca un'immagine positiva di noi. Quando una persona si costruisce un'immagine positiva di noi, poi tenderà a comunicarla agli altri, per cui si creerà un effetto valanga virtuoso, in cui praticamente riusciremo a vivere velocemente, rapidamente l'armonia con gli altri. Tutto questo diventa inutile se nel frattempo non abbiamo imparato a creare un'armonia con noi stessi, cioè a creare, diciamo, a comunicare con la nostra parte emotiva per creare un'armonia interiore. Vedremo questo nel prossimo, come si fa, nel prossimo video. Vi auguro di seguirmi anche sul blog http://www.seduzionevip.com. Ciao a tutti.